Mamma mia. Scusi, che ore sono? 9:10. Ecco. 9:10 e i dottori. Cioè, dove sono i dottori? Cioè, mi hanno piantato qui, io l'anno scorso stavo così bene, ero là nel primo palco, ascoltavo la musica, cantavo, tutto contento. Mi hanno tirato qui in questa buca e io adesso cosa? Cioè, io onestamente io non so cosa dire, nel senso che io potrei parlarvi, non so, di pansetas, cannolini, il vino, ma di che cosa vi parla? Oh, là, eccoli qua. Franco Pugliese, Patrizio Cappelli, ma... Buonasera. Ma non potevate lasciare, io là no, stavo bene l'anno scorso, cantavo, un'emozione, un'empatia eccezionale, una serata meravigliosa, perché mi direi che mo? Perché l'abbiamo tirato qui? A fare i post su Facebook ci si rimette sempre. È stato il post? È stato il post, tu hai fatto un post su Facebook elogiando la nostra serata e chi è causa del suo mal pianga se stesso. Va bene, signori, allora grazie a tutti voi, adesso abbiamo fatto questa... pietosa gag che mi sono inventato sul momento, ma comunque quello che volevo dirvi è che questa sera siamo contentissimi di vedervi tanto numerosi. Io sono veramente onorato di essere stato chiamato da questi due amici che sono diventati nuovi straordinari amici per questa serata. Una serata che ha tante spiegazioni. Non è un ritorno, è qualcosa di diverso da un ritorno. E adesso ce lo spiega il Franco che cos'è. Allora... Io me lo sono immaginato, mi sono autodenominato GRA, grande raccordo anulare, cioè, grande lo sono, anulare un pochettino lo tendo, raccordo era il tema, l'anno scorso abbiamo fatto una, avevamo un'idea, quella che il Covid aveva lacerato una comunità ed era stata una sofferenza intensa per tutti. Volevamo fare qualcosa per ricordare i nostri colleghi che sono scomparsi, ma volevamo anche e soprattutto cercare di incominciare a ricucire quella che è il senso di una comunità, che è dato dalla solidarietà. E allora, visto che l'anno scorso questa cosa aveva funzionato, e visto che ce l'hanno anche un po' chiesto, insomma, perché noi abbiamo detto ok, riproviamo, e riproviamo anche quest'anno, magari cambiando qualche cosina nello schema, ma non molto, e quindi abbiamo deciso di ripresentarci, di rischiare di nuovo. A questo punto il mio amico Patrizio ha pensato, vabbè, adesso questo è perché lo rifacciamo così, ma qual è la novità di quest'anno? Infatti, perché a me piacerebbe, Patrizio, immaginate, siamo in un teatro, in un bellissimo teatro, uno dei più belli d'Italia, forse del mondo, ma immaginiamo di non essere in un teatro. Allora, Patrizio, dove potremmo essere invece che in un teatro? Però sbizzarrisciti un po' con le idee. Grazie dell'assist. C'è da appoggiarla in porta. Allora, noi stasera volevamo provocarvi a una suggestione. A una suggestione particolare. Provate a pensare, magari chiudendo gli occhi se volete, ma forse chiudendo gli occhi così non ci vedete noi tre, ecco, ma chiudendo gli occhi dal punto di vista... Dal punto di vista della fantasia. Provate a pensare di essere nella sala di aspetto di un grandissimo aeroporto, uno degli aeroporti più belli, più importanti. Essere lì in attesa del vostro volo, di quello che dovete fare, e vedete tante persone, come possiamo essere qua, tante persone passare, ognuna indaffarata per le proprie cose, chi cerca il chi rincorre il bambino, chi non trova la valigia, insomma, tante vicende. E queste persone, ognuna... nella sua strada, ognuno con la sua dinamica, ognuno con le sue cose della vita, ma tutti insieme lì. E improvvisamente, casualmente, entrano in relazione. Entrano in relazione forzatamente, perché quando c'è un'attesa ci si parla, si va a finire a parlarsi. Ma la suggestione non è finita. Chiudete gli occhi davvero. Pensate
a chi avete vicino, a chi avete davanti, a chi avete dietro, e provate a pensare un momento, aprendo gli occhi, e dire: è bello che tu esista, è bello che tu sia qua, è bello che tu sia vicino a me. Per me, per noi, è stata, ragionando su questa vicenda, una cosa sconvolgente, perché è il principio di un altro modo di vedere le relazioni e la vita. Il fatto di poter dire che tu, anche coi tuoi difetti, Franco, anche coi suoi difetti, non ne ha neanche uno, ma è una persona importante per la mia vita. Questa, per me, per noi, parlo per noi tre, è rivoluzionario. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è la possibilità di abbracciare tutti, di respirare con tutti, c'è la famosa canzone degli Stadio che lo dice molto bene, di respirare, che non facciamo stasera, non sto spoilerando niente, che, di respirare con tutti, di abbracciare con tutti, perché tutti appartengono alla mia, alla sua, alla nostra storia. Poi è certo che non si può andare sempre d'accordo con tutti, non si può, ma quello che è importante è cominciare a guardare chi è di fianco a te, chi è davanti a te, chi è vicino a te, in un altro modo. Posso fare? Prego, prego. No, allora, volevo dire, benissimo tutto quello che hai detto, però lasciami dire che se anche mo, no, io, te, lui, sembriamo i fratelli De Rege, allora siamo in tre, tutti uomini, è una presentazione un po' maschilista. Cosa dite? Ci vorrebbe una donna, eh? Ci vorrebbe. Eccola qua, guarda. Guarda chi è arrivato, eh? Porca miseria. Top di gamma. Adesso non esageriamo, eh? Buonasera. Katia Tarasconi. Più o meno, secondo me, hanno idea. Così, un filino, eh? Beh, ci tenevo ad esserci per ringraziare i tre moschettieri che anche quest'anno si sono messi insieme e hanno creato qualcosa di molto bello, di speciale, per aiutare gli altri. E poi soprattutto per augurare buon concerto a tutti, perché i ragazzi che sono lì dietro sono spettacolari, i cani della biscia. E quindi volevo essere presente per dire pubblicamente grazie. Grazie a te di esserci stata, grazie a te. Adesso c'è altro che da ritirarci di buon ordine. Noi abbiamo finito il nostro compito. Fine, solo alla fine, quindi. Vi siete liberati di noi, esatto. Finalmente. No, qui Bruce Springsteen canterà. Ma... No, tutto falso. Tutto falso. Intanto mi hanno portato dei fiori. Anche fiori. Ah, no, ci sono, c'è l'omaggio floreale. Grazie, buona serata a tutti voi e ancora grazie di cuore per esserci. Andiamo. Non sapendo quando l'alba possa venire, lascio aperta ogni porta, che abbia ali come un uccello, oppure onde come spiaggia. Il pettirosso prova le sue ali, non conosce la via, ma si mette in viaggio verso una primavera di cui ha sentito parlare. È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della notte che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave
sulle onde. Si muove la città. Le piace i giardini, la gente nei bar. Galleggia e sale. Anche senza corrente camminerà. Ma questa sera ora le sue mani sulle case sono mille fuori. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un po' attenti. Sciolgono le vele come i pirati e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi scoprire che stanotte non ci sei. E la nave che fa ritorno per portarci a dormire. C'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno, teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri,
c'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Proprio tanto che piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro la sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà, un attimo fotografato, dipinto, segnato, e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia e arriva la volta celeste, trafigge le stelle. È un tempo che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti, che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te. Saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Questo sembra un fatto apposta, ma in realtà è un effetto sonoro che abbiamo voluto noi per creare un po' più di maga. Buonasera a tutti anche da parte nostra, cani della biscia e friends. È un onore come sempre essere su questo palco con voi qui davanti. Grazie, siete proprio degli amici. Adesso però parte anche la nave. Stare insieme a te
è stata una partita, va bene, hai vinto tu e tutto il resto è vita. Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo, in questa nostra storia sono io che vado a fondo. E ci vorrebbe, e ci vorrebbe, yeah! E ci vorrebbe. Amore, amore illogico, amore disperato. Non vedi, sto piangendo, ma io ti ho perdonato. E se amor che nulla amato, amato amore mio perdona. In questa notte fredda mi basta una parola. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico del dolore, del rimpianto. Vivere con te è stata una partita, e il gioco è stato duro, comunque sia finita. Ma sarà la notte magica o forse l'emozione, io mi ritrovo solo davanti al tuo portone. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico di per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Ci vorrebbe. E ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico di per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. E ci vorrebbe un amico. Dietro la collina ci sta la notte crocca e assassina, e in mezzo a un prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Stazione, lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a
e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e fumo, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro al rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, fra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. Considero valore quello che domani non verrà più niente e quello che oggi vale ancora poco. Considero valore tutte le ferite. Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere ad un grido, chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordare di che. Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord, qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato qualunque colpa sia. Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi che esista un creatore. Molti di questi valori non ho conosciuto. Istante sta nascendo
nell'angolo più povero del mondo. E forse questo mondo cambierà. C'è già qualcuno che l'aspetta e le darà equilibrio e tenerezza, e con questa certezza lotterà. Veste di santità contro antiche stregonerie e moderne ingenuità, contro tanti falsi profeti e vere bestialità. Parte da zero, lei che passa di qua, in un mondo confuso dalla sua civiltà, fra chi invoca i diritti di una terra promessa e chi giura vendetta contro chi gliel'ha tolta. C'è un vagito lontano, forse il peggio è passato, e un futuro diverso forse è già cominciato. Grazie mille, grazie di essere qui, non è assolutamente scontato. Per il prossimo brano abbiamo e ho bisogno di aiuto una bravissima interprete che chi era presente lo scorso anno se la ricorderà. Un bel applauso, Tania! Grazie. Io sono l'uomo che non volevi, sono più di tutto quello che temevi. Domattina sai che ti porterò al di là dei tuoi stessi pensieri. È tutto pronto perché non sbaglio,
ho curato fino al minimo dettaglio. Quando punterai gli occhi dentro ai miei, io saprò sostenere lo sguardo. Il mondo non passa da qui e non mi importa più di me. Troppi giorni chiusa ad aspettare che si allargasse il cielo e scendesse su di noi una mano e un gesto di pietà. Grazie a tutti per essere qui. Adesso vorrei chiamare sul palco un gran chirurgo, ma soprattutto un gran papà. Patrizio. Come vedete, cantare dopo questi due penso che sarà difficilissimo. Ci provo. Per te guardo fuori e guardo intorno, come gonfia la strada di polvere e vento nel viale del ritorno. Quando arrivi e quando verrai per me, guarda l'angolo del cielo dove è scritto il tuo nome, è scritto nel ferro, nel cerchio di un anello. E ancora mi innamora
fa sospirare così. Adesso e per quando tornerà l'incanto? E se mi trovi stanco, se mi trovi spento, se il meglio è già venuto e non ho saputo tenerlo dentro me, i vecchi già lo sanno il perché, e anche gli alberghi tristi, che il troppo è per poco e non basta ancora ed è una volta sola. E ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà l'incanto, l'incanto di te vicino a me. Sassi nelle scarpe e polvere sul cuore, freddo nel sole e non bastano le parole. Mi spiace se ho peccato, mi spiace se ho sbagliato, se non ci sono stato, se non sono tornato, ma ancora proteggi la grazia del mio cuore, adesso e per quando tornerà il tempo per partire, il tempo di restare, il tempo di lasciare, il tempo d'abbracciare, in ricchezza e in fortuna, in pena e in povertà, nella gioia e nel clamore, nel lutto e nel dolore, nel freddo e nel sole, nel sonno e nell'amore, ovunque proteggi la grazia del mio cuore, ovunque proteggi la grazia del tuo cuore. Coraggio è quello delle 3 del mattino, è l'ora peggiore, è l'ora in cui sei solo, è l'ora in cui devi fare i conti con la tua vita, soprattutto i conti, quelli che non tornano, è l'ora in cui ti senti angosciato, pensi che non ce la fai, pensi che quel problema è troppo grande e che non si risolverà, e poi l'alba, la luce, i rumori, la moca del caffè e la vita che ricomincia e le voci amiche che ti confortano. Perché da solo l'uomo
non è nulla. Abbiamo bisogno gli uni degli altri.
sole l'azzurro sopra e me vai. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili. Io ci sarò Allora, sono un po' emozionato. Buonasera di nuovo a tutti. Adesso vorrei dire due cose anch'io riguardo a questa serata. Due cose importanti. Piacenza ricorda, e purtroppo di solito ricordiamo magari di più le persone che non sono più con noi. Ma io vorrei approfittare per ricordare a me stesso e magari a tanti altri come me quanto in realtà siamo fortunati e dobbiamo ricordarci delle persone che ancora sono qui e che ci sono accanto. Io sono fortunatissimo e la giacca che vedete rappresenta proprio l'indole dei miei genitori, che per fortuna sono ancora con me. Vi chiedo un applauso alla mia mamma, al mio papà e alla mia compagna che sono qui stasera. E niente, con tanta emozione e tutto il cuore questa canzone la dedico a loro. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra ambire poi la pace. E nel silenzio mio
mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole. Ho pronunciato prima che fossero vuote stupide, mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. A tutte le persone che ci vogliono bene. Grazie! Esiste una stanchezza, quella dell'anima, per la quale non basta il riposo fisico. Ha bisogno del mare, del silenzio, di poche parole, della pulizia dei comportamenti, di non ascoltare la stupidità della gente. Ha bisogno di respiri lunghi, guardando il cielo, leggendo un libro, sorseggiando un caffè, sorridendo ad un pensiero, piangendo senza vergogna. Esiste una stanchezza, quella del cuore, che ha bisogno di abbracci che regalino la primavera quando tarda ad arrivare. Un abbraccio che sia quel bacio sulla fronte mentre dormi, mentre ad occhi chiusi combatti contro le tue paure, che scacci gli incubi, che combatta i mostri, che ti regali l'alba anche quando il sole non c'è, da cuore a cuore. Forse un uomo
dall'altra parte della strada. E in me, che sei solo come me, dall'altra parte della strada. Canta e passa la malinconia, se si canta in due passa meglio. Ehi, fratello di una notte d'estate, ci facciamo cerco, lo so, I don't know why. Un altro uomo, I'm gonna miss you, I'm gonna miss you. Ehi, fratello di una notte d'estate, ci facciamo un po', I don't know why. Compagnia. vedi nel cielo quell'alta pressione, la senti una strana stagione, ma a notte la nebbia ti dice in un fiato che il dio dell'inverno è arrivato. Lo senti un aereo che porta lontano, lo senti quel suono di un piano, di un Mozart stonato che prova e riprova,
ma il senso del vero non trova. Lo senti il perché, i cortili bagnati di auto a morire nei prati, la pallida linea di vecchie ferite, di lettere ormai non spedite. Lo vedi il rumore di favole spente, lo sai che non siamo più niente. Non siamo un aereo né un piano stonato, stagione, cortile o d'un prato. Conosci l'odore di strade deserte che portano a vecchie scoperte, e a nafta, telai, ciminiere corrose, a periferie misteriose, e a rotaie implacabili per nessun dove, a letti, a brandine, ad alcove. Lo sai che colore hanno le nuvole basse e i sedili di un'ex terza classe. L'angoscia che da una pianura infinita hai voglia di me e della vita, di un giorno qualunque, di una sponda brulla. Lo sai che non siamo più nulla. Non siamo una strada né malinconia, un treno o una periferia. Non siamo scoperta né sponda sfiorita, non siamo né un giorno né vita. Tirato in un vetro, lo schiocco del sole in un campo di grano. Non siamo, non siamo, non siamo. Si fa strisce il cielo e quell'alta pressione è un film di seconda visione. È l'urlo di sempre che dice pian piano: non siamo, non siamo, non siamo. Gialli e stanchi nelle sopracciglia, il suo dolore da raccontarmi. Madre, corna lunga ai fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Ma non mi senti, ma non mi ascolti, mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre, perché piangi? È perché ho dato più importanza ai miei lamenti. Madre, se mi manchi,
non mi hai detto tu che una lacrima è un segreto, ed io ci credo, ma non ti vedo. Mentre grido e canto le mie prime note, ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Sono esplose nei tuoi ricordi, madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti, ma non mi ascolti, ma non mi senti, mentre vado sulla nave dei potenti, ma se canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Gialli e stanchi, cerca ancora quei tuoi proverbi a illuminarmi. Madre, butta i panni e prova ancora se ne hai voglia a coccolarmi, perché mi manchi e se sono stato così lontano è stato solo per salvarmi, così lontano è stato solo per salvarmi, così lontano è stato solo per salvarmi. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, per la strada senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se gli ha patito troppo, se gli ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se ne è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non far sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che per rumore, sicura, sicura,
senza pensare a niente. Ormai parte la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita brivido che vola via è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Piove, senti che terra pure. Forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse lui. Strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma sì. E che cosa vuoi che ti dica io? Senti che bel rumore. Grazie. Io non ho bisogno di denaro. Ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori, detti pensieri, di rose, dette presenze, di sogni che abitino gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti. Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.
cantava. Parava. Ai 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 ai, cantava le serenate all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione. Per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone. Il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurucucu, Paloma. Ai 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 ai, cantava. Cucurucucucu, Paloma. Ai 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 ai, ai, cantava. Tira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran. Cantami, oh diva, dei pelle rossa americani, nel gesta erotiche di scuole di luna. E le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba col rasoio elettrico non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurucucu, Paloma. Ai 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 ai, cantava. Cucurucucucucu, Paloma. Ai 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 ai, ai. So fine, Mary, like just a woman, like a rolling stone. Stop, 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 stop. Allora scusate, hanno parlato tutti, parlo anch'io, no? Posso? Mai mi sarei aspettato nella vita di cantare la prossima canzone, e voi direte che cazzo me ne frega, però io lo dico. No, questa canzone chiude un disco importante per la musica italiana di uno dei più grandi forse autori, direi, d'Europa, del mondo, non so, dite quello che volete. Quindi cantare questa canzone per me, non so, Edo, che lui è un uomo navigato poi oggi, sai, con l'acqua che c'è, però ecco, questa era bella, potete anche applaudire un po' di più. Però per me cantare questa canzone è veramente un impegno, come dire, non lo so, io la canto, poi
se per caso vi fa schifo andate a casa, ascoltate quella vera che sicuramente è più bella della mia. E quindi ringrazio questi ragazzi che si sono tanto impegnati. Prego. Sei anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi, passaggi. Infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora. Cose svanite, facce e poi il futuro. Illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni, mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia.
Alle chitarre, Francesco Ardemagni. Al basso, Stefano Schembari. Nudo. Alla batteria, Riccardo Dalla Giovanna. Alle 11 dita delle tastiere, Johnny Pozzi. Voce, chitarra elettrica, Davide Cignatta. Voce, fisarmonica, tastiere, giacca ormai tolta, Alen Scaglia. Signore e signori, voce, chitarra, tamburello e simpatia, il maestro Edoardo Cerea. E naturalmente poi la risaluteremo anche dopo, ma un grande applauso alla nostra Tania. Fatti vedere. Oh, bella felpina. Signore e signori, le cose belle purtroppo hanno una fine. E appunto, con questo brano vi salutiamo e vi invitiamo ad andare via. Che cos'è che ci hanno fatto?
sacco ci hai spremuto il mio cuore e dagli stracci vendoli ricomprare quel che resta del tuo amore andare via. Oh, signore e signori, l'orchestra! Bravi! Da 1 a 10 sono bravi 30, ragazzi, cani della biscia! Mica finita, mica finita, allora. Allora, beh, prima di tutto dobbiamo doverosamente fare un po' di ringraziamenti, ringraziare tante persone che hanno contribuito a tutti noi di essere qua questa sera. Cominciamo dalle istituzioni, ovviamente il prefetto non ha potuto essere presente, però ci ha mandato un bellissimo messaggio che credo tu abbia... Allora, in questo messaggio che io riassumo e che poi pubblicheremo sul sito della LIRT per renderlo leggibile da parte di tutti, sostanzialmente il prefetto rimarca due cose. Uno, che ci riconosce il fatto che con questa azione noi stiamo ricostituendo una comunità, e due, che la solidarietà che permea questa iniziativa è un valore di assoluto pregio che lui intendeva sottolineare, e quindi lo ringraziamo per questo messaggio. E poi, beh, naturalmente il Comune di Piacenza, che ci ha consentito anche quest'anno di essere in questo luogo magico, meraviglioso. Naturalmente la USL, ci sono, dobbiamo fare qualche ringraziamento anche qui. Io porto i saluti del direttore generale, dottoressa Bardasi, che non è potuta essere qua per motivi personali, e ringrazio per la loro presenza i vertici aziendali, il dottor Andrea Magnacavallo, direttore sanitario dell'azienda, il dottor Celaschi, il dottor Giacomazzi, e saluto con molto piacere Maria Gamberini. Grazie a tutti. Poi naturalmente da LILT abbiamo il consigliere nazionale Norberto Venturi, prego. Se vuoi dire brevemente due cose. Sì, le mie parole ovviamente sono di ringraziamento totale a tutti voi per la presenza, ma soprattutto anche a coloro che hanno avuto e continuano ad avere, perché non è la prima volta che vengo con molto piacere qui a Piacenza a rappresentare la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il presidente professor Schittulli è impegnato in altre manifestazioni, perché questo mese, come voi sapete benissimo, è il mese dell'Ottobre Rosa, dedicato alla prevenzione, alla diffusione della cultura della prevenzione. Però io sono stranamente, lo dicevo prima a Franco, mi ha fatto molto piacere che non potesse venire, per poter avere la fortuna di tornare una seconda volta in questa splendida città. Grazie. La volta scorsa sono venuto in maggio, era un bel tempo, ma anche questa sera il fascino lo conserva tutto questa città. Ho fatto a piedi qualche centinaio di metri che ci separano dall'hotel, sotto la pioggerellina, e girando veramente mi hanno contestato, ho detto il diluvio.
No, vicino a me c'era solo Pioggerellina, di lui o altrove. Comunque, sì, è vero, purtroppo vi sono molto vicino per le vicende che stanno accadendo in questo splendido territorio. Comunque, dicevo, sono venuto molto volentieri e ho apprezzato ancora una volta che voi siete campioni di solidarietà, come lo eravate stati l'anno scorso. Lo avete dimostrato anche adesso, campioni di solidarietà, campioni di sentimenti, campioni di valori, come diceva Franco in qualche breve racconto che faceva precedentemente. Quindi questo dal mio punto di vista è una cosa estremamente importante. Ricordavo brevemente che questo è il mese della prevenzione, l'ottobre rosa, dove come Lega Italiana per la lotta contro i tumori siamo portavoci di quello che è il messaggio fondamentale per la battaglia contro i tumori, che è la prevenzione. La prevenzione, non sto qui a fare pistolotti sulla prevenzione, però è importante che tutti abbiano presenti questo aspetto, coltivando, aderendo massicciamente agli screening lì dove ovviamente ci sono, in questa regione sono gli screening sono molto presenti, che è uno dei metodi più efficaci per fare prevenzione. Vi ringrazio. Grazie di cuore. Corre l'obbligo di ringraziare naturalmente anche i Rotary. Distretto 2050, credo ci sia Tiziana Meneghelli, non so se vuole salire o se è qua con noi, comunque ringraziamo davvero di cuore i Rotary e poi anche tutta una serie di altre persone, già da Antonucci, Grazia D'Elia, tutto lo staff del Municipale, i Vigili del Fuoco che sono lì dietro e stanno proteggendo la sicurezza di questo spettacolo. Un particolare ringraziamento a Giulia Ciulla che ci ha accompagnato in queste due esperienze teatrali, i fonici Riccardo Confalonieri, Tommy Confalonieri, Lodovica Gardella, Simona Bosi, il nostro giovane cameraman Gianfrancesco Tiramani che è qua per qua, era il signore. Dov'è il giovinotto? Dov'è? Comparso, è qua che gira. A questo punto dobbiamo anche in qualche modo rendicontarvi, dirvi che cosa si potrà fare con il vostro contributo, un contributo tanto più importante perché, come giustamente ricordava qualcuno lì in prima o seconda fila, non è che c'era la pioggerellina, diluviava, c'era un diluvio universale e queste persone sono ugualmente venute qua a sostenerci. Mi viene in mente che uno dei più grandi musicisti, forse il più grande musicista della storia del mondo, già semicieco, diceva, e oggi in tempo di haters e di odiatori forse è importante ricordarlo, diceva di non riconoscere nessun tipo di superiorità umana tranne uno, la bontà. La bontà è l'unica cosa che rende superiore un uomo a un altro, probabilmente. Quindi grazie a tutti voi. Era Beethoven, così male. Dicevo, il ricavato di questa serata è, adesso vuoi dire qualcosa? Se non mi fai lavorare. Allora, noi abbiamo pensato che oltre che beneficiare la casa di Iris, che ha avuto la Lilt come sponsor iniziale ed è tuttora presente nelle iniziative della Casa di Iris e continua appunto a dare il suo contributo, quindi oltre che accompagnare questo tipo di problema e di dolore, ci sono anche altri problemi su cui abbiamo voluto allargare lo sguardo, quello della fragilità dei bambini, in particolare abbiamo scelto la matita parlante. E la matita parlante è quell'organizzazione che assiste i bambini e le famiglie dei bambini autistici. E quindi
non è l'unica associazione, questo lo dico. Noi dovevamo scegliere, quindi abbiamo scelto ovviamente con un criterio discrezionale, e poi se avremo la fortuna di andare avanti cercheremo di allargare il nostro beneficio a tutti quelli che ne avranno bisogno. La terza destinazione è Casa Alba a Ziano, è nata questa iniziativa dove troveranno rifugio le donne oggetto di violenza e in difficoltà. Ovviamente faremo una rendicontazione pubblica di quello che sarà il ricavato al netto delle spese che pure ci sono state, grazie alla generosità di alcuni sponsor e grazie al fatto che voi siete presenti qui questa sera. Grazie davvero. Grazie Franco. Allora, i cani della Biscia si sono già presentati da soli, ma non basta così, questo è un saluto troppo formale, troppo così spicciolo. Credo che Patrizio meritino qualcosa di più. Assolutamente sì. Vuoi provvedere tu? Assolutamente sì. Oh, là. Vi siete divertiti? Sì. Avete cantato? Sì. Avete pianto? Allora, se non avete pianto, non vi commuovete. Che persone siete? Dovete piangere. Comunque, se questo è accaduto, è grazie a questo meraviglioso gruppo di artisti. E di tutti quelli che hanno preso parte questa sera qua sul palco. Vi ricordo che sono passate 11 persone su questo palco. Enrico Ruggeri nella sua tournée erano in 6, quasi il doppio. Fateci i conti. Allora... No, ferma, tu mi hai fregato, ma mica finito adesso. Però, allora, intanto io li ringrazio a titolo personale, ma perché comunque Piacenza Ricorda è cominciata qui, è andata avanti lì, andrà oltre, ma è stata una grandissima storia di amicizia. Ragazzi, grazie e ringrazio in ordine di, diciamo, in senso orario, Davide Cignatta. Mi mancava, ringraziamento in senso orario mi mancava. Adesso poi ci sei. Va bene. Davide Cignatta per la sua grandissima sensibilità musicale. Alle tastiere l'estro e la fantasia di Johnny Pozzi. La voce eccezionale, la fisarmonichina e le tastiere di Alain Scaglia. Alla batteria il nostro grande metronomo. Ride quando vuole, ride ogni tanto. E che metronomo? Riccardo Dalla Giovanna. E poi, permettetemi, i miei due grandi amici, al basso Stefano Schembari, ma soprattutto il ritmo e la sensibilità di mano di Stefano Schembere, e alla chitarra classica, acustica meglio, alla chitarra elettrica, alla tecnica e la coinvolgente sonorità di Francesco Ardemagni, all'assistenza al backside di Sebastian Ardemagni. Poi ci arrivo, anche Edoardo Cerea, ma siccome prima mi ha fregato lo metto per ultimo. La voce avvolgente e la straordinaria capacità interpretativa di Edoardo Cerea. Voglio qui Elisa Cantoni, che la nostra attrice che ringrazio di cuore per aver accettato questa provocazione, è nata un giorno durante, come si dice, cosa stavo facendo, un coso sulle risorse umane, cos'era, una vicenda di un concorso, non lo so, dopo è venuta fuori questa idea, insomma, e per cui la ringrazio, e ringrazio, anche se non c'è, per motivi personali, Liliana Palumbo, che con la sua presenza e la sua umanità ci ha dato i consigli da regista consumata. Tanto di quello che è successo questa sera è anche merito suo. E poi i due
miei coequipier. Vieni Franco, vieni Franco, vieni qua un momento, cosa fai? No, i fiori non li voglio. I fiori non li voglio io. Niente fiori, ma opere di bene. Allora, alla mia destra, un amico dell'ultima ora, ma un grande amico e un grande estro, Giorgio Lambri. Grazie di cuore, grazie a tutti voi, grazie a voi. E alla mia sinistra un po' il nostro Maradona, genio e un briciolo di sregolatezza, Franco Pugliese. E mi manca una persona. Tania, vieni. La voce che direi o definirei cristallina, la freschezza e la commovente interpretazione. Penso qualche lacrima sia scesa stasera. Grazie Tania. Va bene. I fiori per Elisa. Elisa, prego. Adesso basta con i ringraziamenti, adesso siete pronti per cantare? No, perché dovete cantare anche voi, eh? E non è che ve la cavate così, andate a casa, via, arrivederci. Ah sì, no, beh, questo sì, no, questo lo dicevo dopo. Ah sì, una cosa, quando uscite, siccome tutti noi abbiamo bisogno di dolcezza, troverete dei cioccolatini. Sono cioccolatini molto particolari, cioccolato 180. La realizzazione di questi cioccolatini, come pure ovviamente il loro commercio, va ad aiutare attività benefiche, attività di lavoratori diversamente abili. Quindi li trovate lì fuori, se volete dare qualcosa, perché mangiarli noi non ci offendiamo, siamo anche contenti ancora di più. Questo va bene, è un'altra cosa. Dicevo, adesso chiudiamo cantando credo tutti assieme, no? Allora, prima ha detto andremo avanti, è una minaccia questa, un po' una minaccia, dice andiamo avanti. Facciamolo dire a voi, secondo voi Piacenza Ricorda deve andare avanti, sì o no? Un po' più forte. Non ho sentito. E vabbè, allora mi toccherà sorbirci anche l'anno prossimo. Chiudiamo qua, grazie davvero di cuore, chiudiamo con una canzone che non credo ci sia bisogno di presentarvela. Però la dovete cantare tutti assieme, la dobbiamo cantare tutti assieme. Grazie ancora di cuore, Piacenza Ricorda, un grande abbraccio a tutti voi. Noi facciamo finta. Dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, ho sete e sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino e spezzò il pane, per chi diceva ho sete o fame. Dietro le spalle un pescatore
rimpianto di un aprile giocato all'ombra di un cortile. Due gendarmi vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. La 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 la. Un'ora di spuntaggio adesso. Bravo, Steve. Bravo.